Perfetto, allora io mi chiamo Laura Lopresti, parlo da vicino Firenze e sono una libera professionista che si occupa di ambiente. Faccio parte di Zero Waste Italy e dello staff del centro di ricerca rifiuti zero dal circa il 2018, anche se avevo conosciuto Rossano Ercolini, direttore del centro, qualche anno prima attraverso la mia adesione ad un gruppo d'acquisto solidale. Nello specifico mi occupo dei laboratori con le scuole e di seguire la rete degli oltre 300 comuni italiani rifiuti zero. Allora, il laboratorio di oggi ha per titolo e argomento l'analisi del residuo in cattedra e la riprogettazione, compresa la responsabilità estesa dei produttori. Vi mostro alcune foto che riguardano la nostra sede di Capannori, presso il polo scientifico, uno stabile pubblico di proprietà del comune che ci è stato in parte assegnato, e alcune foto di parte del nostro staff che è composto da insegnanti, agronomi, artisti e attivisti di varia natura. Una brevissima storia su quanto sul comune di Capannori e sulla nostra associazione. Nel 2007, grazie alla sinergia con il movimento Zero Waste Italy, Capannori aderisce alla strategia Rifiuti Zero e diventa il primo comune in Italia, appunto, Rifiuti Zero. E nello stesso anno viene anche istituito l'osservatorio, presieduto da Paul Connett e coordinato da Rossano. Paul Connett, come vi ho messo nella slide, è un professore americano a cui spetta la paternità della strategia Zero Waste. Nel 2009 si costituisce ufficialmente Zero Waste Italy, con il compito primario di raccordare le iniziative italiane con le reti ambientaliste europee e mondiali e di collaborare con l'amministrazione e con tutte le decine e decine, centinaia di gruppi nazionali. Il progetto Zero Waste ha come obiettivo quello di incidere prima che un prodotto diventi rifiuto. Il nostro primo comandamento, infatti, è la riduzione, dopo viene il riciclo. Parlare di rifiuti significa studiare il nostro stile di vita, il modo in cui produciamo, consumiamo e alla fine come pensiamo di liberarci di quanto non ci serve più. Crediamo molto nell'impegno e nella responsabilità personale di ogni individuo e poi ovviamente ci sono problemi che la politica o l'industria deve risolvere, ma la spinta dal basso per noi, per quanto riguarda un cambiamento, è fondamentale. Nel 2010 abbiamo la nascita del Centro di Ricerca Rifiuti Zero, che rappresenta la base del progetto Passi Concreti verso Rifiuti Zero. E quest'anno, nel 2022, ha festeggiato il 12° anniversario il nostro centro. Nel 2013 Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy e di Zero Waste Europe, nonché direttore del centro di ricerca Rifiuti Zero, viene premiato per il suo impegno civico con quello che si chiama il Nobel Alternativo per l'Ambiente, il Goldman Environmental Prize, che oltre alla sua grande soddisfazione personale ha portato grande notorietà anche al nostro movimento italiano. Qui in foto ho messo l'incontro avuto con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. E Rossano è anche autore di diversi libri a tema ambiente e rifiuti. Qui ho messo qualche copertina. Quali sono le attività principali del centro di ricerca? Allora, noi facciamo varie attività, ho cercato di sintetizzarli per punti. Allora, proprio per stare anche sul tema del laboratorio di oggi e del corso di oggi, una delle nostre principali attività è l'analisi del rifiuto urbano residuo, ovvero RUR, nel comune di Capannori, attraverso dei controlli che facciamo a campione nella piattaforma dove viene conferito il sacco grigio dell'indifferenziato. Da qui, da una prima analisi di quello che troviamo, ne consegue la promozione di casi studio,
Ne cito solamente uno, quello fatto sulle capsule e sulle cialde del caffè monoporzione. Qui ho messo delle foto, la foto quella più in angolo è proprio presa, scattata durante uno dei nostri controlli all'isola ecologica e la quantità che ne troviamo è veramente importante di queste capsule provenienti da uffici, insomma, è purtroppo una prassi diffusa. Il centro poi supporta anche il monitoraggio del percorso rifiuti zero, sia del comune di Capannori sia di tutto il resto dei comuni italiani, e che se vi collegate sul nostro sito vedete un aggiornamento a novembre, non siamo aggiornatissimi, quando eravamo 325 comuni e oltre 7 milioni di abitanti italiani. La doppia sporca dozzina invece rappresenta una campagna nazionale che noi abbiamo lanciato e questa rappresenta un'idea nata per evidenziare quei prodotti che non sono riciclabili e che per questo possono essere considerati un errore di progettazione perché concepiti nella logica dell'usa e getta dell'economia lineare, si compra, si usa e si butta via senza riciclare. Questa campagna vuole coinvolgere cittadini di tutte le età, sia dai bambini delle elementari e fino ai pensionati. E questa è un'attività che si presta anche bene da fare a scuola. Immagino che ci siano diversi insegnanti collegati, quindi potrebbe essere uno stimolo per gli insegnanti, ovvero quello di spingere a scrivere delle lettere direttamente ai produttori. Quando siamo di fronte a un prodotto che noi riteniamo un errore di progettazione. Questa azione ha due obiettivi. Allora, uno, quello che si chiama l'empowerment delle persone, ovvero valorizzare il potere personale di ciascuno di noi quando riusciamo a determinarci. E il secondo obiettivo è quello di richiamare alla responsabilità estesa dei produttori, abbreviata EPR, fondamentale per transitare verso un'economia circolare. Il concetto di EPR implica che i produttori, che siano fabbricanti o importatori, si assumano la responsabilità finanziaria e/o organizzativa della raccolta dei rifiuti. Nonché del loro smaltimento e trattamento. Le politiche PR o il PR incentivano i produttori a considerare le implicazioni ambientali di quello che fanno, quindi dalla fase della progettazione fino alla fase del fine del ciclo di vita, ovvero quello che si chiama in inglese end of life, dei prodotti che loro producano. Nell'Unione Europea il quadro legislativo per lo sviluppo di un sistema EPR è regolato sia da direttive per la gestione dei rifiuti specifiche e sia da specifiche per flussi di rifiuti. Quindi tutto ciò fornisce un quadro generale che ogni Stato membro deve implementare sulla base della propria interpretazione, per cui risultano delle differenze di prestazioni tra gli Stati membri. È comunque di necessità comune la promozione di una riprogettazione per aiutare le aziende a migliorare le loro performance ambientali, mediante una ricerca innovativa nel campo dell'ecodesign e stando in contatto con i soggetti che si occupano di riciclo. E, a questo proposito vi possiamo citare un esempio concreto di un liceo toscano di Borgo San Lorenzo che dopo un incontro con Rossano Ercolini scelsero un prodotto non riciclabile e insieme alle proprie insegnanti scrissero all'azienda. E gli studenti chiesero all'azienda di rendere i loro prodotti il più possibile compatibili con l'ambiente, anziché smaltire tutto nell'indifferenziato. E testualmente scrissero nella lettera, che si trova anche pubblica se la cercate online, non usare oggi le enormi potenzialità della raccolta differenziata al fine del recupero e riciclo è da ritenersi sbagliato. Ecco, questa è una sintesi veramente perfetta. E la cosa bella è che l'ha risposto
E quindi si è instaurato anche fra questi ragazzi e l'azienda un rapporto epistolare, perché comunque oggigiorno il marketing, l'immagine, il tag sui social sono tutti dei potenti veicoli commerciali che devono spingere ognuno di noi a fare pressione quando vediamo qualcosa che riteniamo non accettabile o sbagliato. Andando avanti sulle attività del centro, noi ci occupiamo anche di scuole, per cui creiamo e promuoviamo dei kit formativi per le scuole. Abbiamo a Capannori un progetto che si chiama Famiglie Rifiuti Zero, che sono delle famiglie che cercano e riescono a ridurre, a minimizzare i rifiuti. Soprattutto l'indifferenziato, e sono veramente un modello molto interessante perché riescano a produrre una manciata di chili pro capite all'anno, partendo dal modo in cui comprano, ovviamente. E poi ci occupiamo di promuovere protocolli di collaborazione con aziende ed imprese che riteniamo impegnate a proporre alternative ecologiche. Abbiamo la gestione del nostro logo Eventi Rifiuti Zero a fronte di un disciplinare e questo per esempio è quello che succede al Festival Internazionale del Lucca Comics che riceve appunto il nostro logo di Eventi Rifiuti Zero. E poi abbiamo percorsi formativi, training formativi e una costante opera di dissemination dei 10 passi Rifiuti Zero, sia in Italia e sia anche al di fuori dei nostri confini, partecipando su invito diretto a centinaia di conferenze, di eventi e ospitando anche molte persone qua da noi. Una cosa che arriverà a breve, e nello specifico il 25 febbraio, per cui vi prego di segnarvi questa data se siete interessati, faremo il lancio dell'Accademia Rifiuti Zero Mediterraneo. Questo è un nuovo progetto che verrà lanciato sia in modalità mista, sia in presenza da Capannori, sia sui nostri canali Facebook che dopo vi lascerò. E allora, andando avanti, qui ho messo alcune slide per mostrarvi degli spaccati di quanto succede al centro, che è sempre un gran porto di mare. Qui vediamo per esempio una troupe coreana, mentre riprende Daniele, che è che fa parte delle famiglie Rifiuti Zero e che sta spiegando a questi giornalisti coreani come si autocomposta la frazione organica della sua famiglia. Questa è una compostiera che ha nell'orto. Poi abbiamo un'attivista che era venuta dal Cile tramite il movimento Gaia, che è la Global Alliance for Incinerator Alternative, visitatori dalla Francia, dalla Germania, i Boy Scout italiani. Questo solo per mettere una piccolissima rappresentanza di quanto succede, presso la nostra sede. Siamo anche impegnati molto con le scuole, quindi ci sono le scuole che vengono sia a trovarci al centro, sia possono anche richiedere la lezione presso la loro scuola. Abbiamo bambini sia delle elementari fino a ragazzi delle superiori. Sono quasi alla fine, allora una cosa che ci preme promuovere è la vetrina dei prodotti rifiuti zero, che esiste sia fisicamente presso il nostro centro, sia con un sito web e dei canali social. La vetrina è funzionale alla riduzione dei rifiuti, specie quelli indifferenziati, alla riprogettazione e a quella economia circolare che sempre noi tiriamo in causa. All'interno della vetrina, dopo una nostra valutazione, inseriamo via via i prodotti che rappresentano delle alternative ecologiche, perché come Rossano ci insegna, e questa è una cosa che mi piace sempre dire perché trovo efficace, accanto ad un no bisogna dire dei sì, altrimenti si rimane nel mondo delle utopie e dei desideri. Ma Zero Waste Italy è un movimento molto concreto e quindi oltre a studiare problemi cerca soluzioni. E quindi prossimamente lanceremo il concorso dei prodotti rifiuti zero dell'anno. Questi sono, okay, i nostri prossimi appuntamenti, quindi direi che posso passare la parola a Rossano.
avete capito. Giulia? Sentite? Sì. Ok, allora buonasera a tutti, grazie Laura, grazie a Stefano e grazie a tutto lo staff di Europol Italy. È un piacere incontrarvi, è un piacere incontrare tutti, immagino che ci siano anche molti insegnanti, spero anche insegnanti di scuola primaria come il sottoscritto, ma tutti benvenuti da parte nostra perché è un piacere fare comunità e condividere le esperienze. Io giro parecchio, nonostante il Covid continuo a girare, e la gente in gamba è molto di più di quello che sembra. Se guardiamo la televisione sembra che tutto vada al rovescio, ma se andiamo sui territori ci sono un sacco di persone davvero in gamba, che nelle loro più disparate professioni, attività sia sociali che anche economiche, si stanno prodigando, avvertono che ci stiamo giocando l'osso del collo. Io ho cercato nell'ultimo libro, il bivio, di spiegare che se continuiamo nell'inerzia attuale, finiamo come nei cartoni animati, strada senza uscita. Game over. Io non credo alla fine. Non credo alla fine del mondo, io credo semmai ad una lenta agonia, a qualcosa che ci allontana sempre di più dalla possibilità di un exit strategy, di tornare indietro. Non esiste un piano C, esiste solo il piano B. Dobbiamo uscire da questo cerchio incantato e seguire attraverso quello che io chiamo il nuovo illuminismo delle valutazioni ambientali. Pensiamo alla scienza dell'impronta ecologica che ci permette di trasformare in grandezze matematiche la superficie necessaria per riprodurre tutte le risorse che abbiamo prelevato. E se guardiamo la scienza ecologica, la scienza dell'impronta ecologica, che quindi si basa sui numeri, io dico sempre 2 più 2 non necessariamente fa 4. Può fare 3,8, può fare 4,2, ma non fa nemmeno 44. I numeri sono molto democratici, ci dicono dove si può andare e dove non si può andare. Allora, questa attraverso il famoso Overshot Day ci dice che se noi consideriamo la nostra Terra una sorta di astronave, noi stiamo consumando in 5 mesi quello che la Terra riproduce, rigenera in un anno intero. È un po' come se avessimo un conto in rosso in banca e noi sappiamo che, spero che nessuno di voi, nessuno di noi abbia un conto in rosso, è davvero un moltiplicatore di elementi negativi. Quindi oggi questo nuovo illuminismo. Questo appello alla ragione, ma quando io intendo appello alla ragione non intendo un appello di una scienza asservita ai poteri. Il nostro riferimento, per esempio, dell'Accademia Rifiuti Zero del Mediterraneo si rifà al paradigma della scienza dei cittadini, alla scienza bottom up, ad una riconnessione tra i saperi formali dei dipartimenti universitari, non a caso ci sono numerosi professori universitari, e con quei saperi che sono saperi che sgorgano bottom up dal territorio, che vengono fuori dalle battaglie territoriali. Se fosse stata per la scienza ufficiale dei politecnici, fatto salvo ovviamente qualche professore illuminato che per fortuna non manca mai anche nei politecnici, quello che sarebbe passato è la termovalorizzazione, l'incenerimento di tutto quello che sarebbe stato incineribile. Noi ci siamo messi di traverso dal basso, abbiamo promosso saperi di fondo ma anche saperi di dettaglio, abbiamo detto no, abbiamo sviluppato il conflitto ma abbiamo promosso anche governance, soluzioni dei problemi, come giustamente
in modo commovente per me, perché mi ha associato a quella massima che io ripeto effettivamente spesso: noi non dobbiamo dire solo no, ma nel momento in cui diciamo no, dobbiamo mettere in campo tanti sì, addirittura il piano A, il piano B, il piano C, in modo tale da poter scegliere, di avere una gamma di alternative a qualcosa che ambientalmente genera non rigenerabilità, se mi permettete il gioco di parole. E il centro ricerca, già Laura è stata molto brava e per questo la voglio ancora una volta ringraziare, ha aiutato moltissimo, per cui io vi risparmierò molto di quello che noi facciamo, però è andare a mettere periodicamente, un paio di volte al mese, ora ovviamente con il Covid abbiamo ridotto i sopralluoghi nella stazione di stoccaggio della frazione residua, del rifiuto urbano residuo, andiamo ad aprire i sacchi con i guanti, con le mascherine, con gli occhiali, perché è un lavoro sporco, è un lavoro sporco. Ma vi assicuro che è un lavoro molto interessante. Sarebbe interessante portarci le classi a vedere la faccia sporca del nostro modello di inciviltà useggetta. A me negli anni Ottanta, quando ero ancora, diciamo, giovane, mi dicevano: ah, ma Rossano, non si può fermare il progresso. Se il progresso è quello che ha portato, come dice la fondazione Ellen MacArthur, i nostri oceani, se continuiamo così a sverzare al ritmo di un camion al minuto di plastica nei mari, le nostre sporcizie dell'usa e getta, avremo più plastica nel 2050 che creature marine. Io vi chiedo, in quanto operatori, educatori, promotori di cultura, è davvero un progresso questo? O qualcosa non ha funzionato? Io credo che la domanda sia retorica. Ecco, noi andiamo a guardare la faccia sporca di questo modello che non funziona ed è assolutamente interessante. Per farvela breve, io mi metto sotto, sparirò, ma non sarà un dispiacere per voi, vi farò vedere il sacco della spazzatura. Spero che vi giungano le immagini. Ecco, ok. Bene. Allora, noi abbiamo sto cercando di mettere a fuoco con la document camera, ok? Forse ci riesco. Ecco, queste sono le famigerate capsule. Ecco qua, eccole qua, quelle di cui praticamente questo del caso studio sulle capsule usa e getta, poi gli italiani, noi italiani siamo straordinari bevitori di caffè. Ecco, noi abbiamo visto che c'è una delle tre famiglie nel sacco dell'indifferenziato di prodotti che non sono al momento riciclabili. L'attenzione ci andò su queste capsule e anche sulle cialde, dovremmo dire, e scrivemmo: in realtà noi applichiamo, a partire da quel caso di successo, dopo vi racconto perché è stato un caso di successo, applichiamo tre formule: conoscenza, condivisione delle conoscenze e disseminazione, divulgazione scientifica ed empowerment. Noi, una volta che abbiamo studiato il problema, abbiamo studiato i materiali contenuti dalle capsule, la parte, l'involucro esterno non considerato un imballaggio, quindi anche se fatto di plastica nobile, polipropilene o comunque il Moplen, la signora guardi bene che sia fatta di Moplen, di Natta, vincitore insieme a uno scienziato tedesco del premio Nobel per la chimica, e il famoso oro nero, il fondo del caffè, che diciamo esausto. In realtà il
il fondo del caffè, una volta che ci abbiamo estratto il nostro amato caffè, contiene ancora il 90% dei valori nutritivi. Quindi noi tiriamo via un ammendante naturale che è pieno di polifenoli, di sostanze dal punto di vista alimentare molto positive. Se pensiamo che siamo ormai 8 miliardi di persone, che probabilmente arriveremo tra 12 e 15 miliardi nel 2050, e la domanda che si fanno gli esperti, gli scienziati, è chi darà il cibo, chi darà le proteine a oltre 10 miliardi di persone? Tirar via il fondo del caffè, tirare via gli scarti di cibo che avanzano dalle nostre mense scolastiche, dalle nostre mense quotidiane, è davvero impegnativo, per non usare aggettivi più complicati. Ecco, noi scrivemmo, dopo due giorni la mente era a scuola, mi telefona, ci invita all'Innovation Center di Torino, dove andiamo dopo un mese, perché io poi mi devo anche organizzare, perché io continuo a lavorare, è l'ultimo anno, poi andrò, ahimè, in pensione, il tempo è passato, e quindi a Torino incontrammo non solo il management, ma anche il management di AIFA, che è quel settore di Confindustria italiana che si occupa del cibo, dei prodotti alimentari, e cominciamo a ragionare sulle alternative. Bene, non abbiamo vinto su tutti i fronti, però se avete notato, noi non amiamo particolarmente la bioplastica, poi se qualcuno vorrà chiederci perché lo potrà fare, non voglio tediarvi eccessivamente, però il problema è stato posto, le domande hanno trovato delle parziali risposte, si può fare, non è vero che noi non contiamo niente. Un caso analogo noi l'abbiamo vissuto, io e la mia collega che fa parte dello staff che si occuperà di terre rare e di impronta ecologica nei prossimi incontri formativi con voi, gestimmo insieme un PON sulla plastica negli oceani, e con i bambini facemmo un'inchiesta sulle merendine. E vedemmo che il 50% dei genitori prepara la merendina a casa, il 50%, soprattutto i papà, sono frettolosi, non preparano la merendina ma la comprano confezionata, e ci mettemmo a studiare alcune merendine piene di plastica. La patatina che pesa per metà di parte, diciamo così, alimentare, la patatina, ma metà è plastica. E scrivemmo ai vari proprietari dei brand, dei marchi, e quando ci sono di mezzo dei bambini, siccome noi stiamo studiando con i bambini all'interno del progetto Terra Maestra che stiamo sviluppando da 4 mesi, sempre insieme alla mia collega Yolanda Roperti, noi studiamo con i bambini perché nelle pubblicità ci sono i bambini, perché ai bambini non si dice mai di no. Se sono i bambini a chiedere il SUV, e i genitori in genere ascoltano. Ebbene, noi dobbiamo imparare questo aspetto del linguaggio, del marketing. Se i bambini scrivono alla merendina che magari non mettiamo in discussione la bontà del prodotto, ma mettiamo in discussione che è confezionato con tutta questa plastica che non è compatibile con un messaggio positivamente educativo, probabilmente non possono fare a meno di risponderci. E come accennava Laura, il coinvolgimento della responsabilità estesa del produttore, Extended Producer Responsibility, EPR o EPR detto all'italiana, come più lineare dire, bene, noi dobbiamo scoprire che abbiamo un empowerment, abbiamo un potere che spesso siamo noi a sottovalutare. Quindi se voi ci ascoltate con le vostre classi, ma anche se siete attivisti, se siete comunque persone sensibili, c'è qualche prodotto, abbiamo scritto a tortellini rana, il contenitore dei tortellini va nell'indifferenziato, cioè, è uno dei pochi che ha risposto, siccome io spenderei troppo. E allora gli abbiamo anche detto gentilmente, per carità, ma allora se spendi troppo non fare la pubblicità in TV, e quei soldi impiegali per un design, per esempio. Ha trovato delle prime soluzioni,
perché non dobbiamo andare verso la situazione migliore? Quindi il centro ricerca serve a capire quei prodotti che rimangono sullo stomaco del sistema di digestione dei rifiuti e cerca, e lo fa, di segnalare ai produttori questo errore di progettazione. Il nostro modello di prodotto è il cono gelato, perché una volta che ho mangiato il gelato mi mangio anche il saporitissimo cono, oppure, per esempio, vediamo se riconoscete questo prodotto, noi ci lavoriamo tutte le mattine con i bambini a giocare in questo modo, eccolo qua, forse così, se qualcuno ha un'idea se la faccia, naturalmente diventa più facile se lo associa a questo, vedete? Questo è un dentifricio solido. Il legno si mette nell'organico, questo dura di più del dentifricio liquido, i tubetti per il dentifricio liquido vanno nel differenziato, nel multimateriale, sono imballaggi, ma poi vanno a incenerimento perché sono costituiti da plastica, diciamo, vile, di poco valore. Interessante, un altro esempio, guardate, quando lo spazzolino dopo un mese igienicamente deve essere sostituito, ecco, lo smontiamo e quando si acquista lo spazzolino vengono dati altri quattro spazzolini che ricaricano il nostro. Eccolo qua. Ma se qualcuno dice, ma comunque c'è un pochino di plastica da smaltire, bene, allora c'è anche questa soluzione. Ecco, ce ne sono tante soluzioni, abbiamo prodotti rifiuti zero, ma questo per dirvi che quello che chiediamo in termini di riprogettazione, quello che non è digeribile, quello che non è compostabile, quello che non è riciclabile per rifiuti zero, va non tirato in discarica o fatto sparire in nanopolveri, bruciato negli inceneritori. Deve essere studiato, è un segnale. E qui un ragionamento importante mi avvio a concludere. Noi abbiamo dei sistemi organizzativi che chiamiamo artificiali. Il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti è un sistema tipicamente umano artificiale. Bene, i sistemi artificiali non sono come i sistemi naturali, che attraverso il dolore, pensiamo, io mangio una pizza, fuori ora, buonissima, ma sto male. Domani ho mal di stomaco, mal di testa, per fortuna provo dolore, questo mi spinge a telefonare al medico. Il medico mi dice, ok, non mangiare la pizza, intanto però almeno a quelle ore lì, mangiala pure, ma cerca un pochino di essere un po' più cauto e prenditi più cura di te, e dopodiché mi assegna una terapia. Questo è un feedback. Per fortuna i sistemi biologici sono dotati di un feedback, di una retroazione che mi spiega, che mi dice, occhio, hai varcato il limite. Ecco, noi attribuiamo ad un sistema artificiale questo feedback, diciamo questo non è digeribile, questo la carta di credito, lo stiamo lavorando con i bambini, dura 1.000 anni. E i pannolini durano da 200 a 500 anni, questi invece sono pannolini lavabili. Eccoli qua, questi. Praticamente, se io faccio la raccolta differenziata, evito l'estrazione. E stamattina con una quarta elementare lavoravamo sull'estrazione delle terre rare, questi metalli senza i quali non esistiamo. Tutti parlano d'altro in Italia, e invece il problema vero è che queste terre rare sono per il 90% nelle mani di un'unica potenza economica mondiale come è la Cina. Bene, per estrarre una tonnellata di terre rare occorre, sostanzialmente si produce una tonnellata e mezzo di rifiuti radioattivi. Così non è possibile. Occorre evitare l'estrazione. Attraverso, nel caso specifico delle terre rare, la miniera urbana sono i nostri computer, i nostri smartphone. Abbiamo cominciato a imparare nomi impronunciabili. Ai bambini abbiamo fatto fare un'inchiesta a casa. Nessuno dei genitori, che pure usano tutti gli smartphone, che sanno tutto di tutto dell'informatica, non sanno cosa sono le terre rare. Gli abbiamo fatto vedere
un bellissimo, drammatico, di due bravissimi giornalisti italiani, reportage nel Congo per l'estrazione del coltan. Nessuno sa questo. Bene, lo cominciano a sapere i bambini, e qui mi avvio a chiudere. Mi è venuto in mente quello che dice Greta Thunberg, quindi è una domanda che faccio soprattutto ai colleghi. Greta dice: io non vado più a scuola perché in questa scuola non si insegna quello che si dovrebbe insegnare. Nessuno insegna che cosa sono le terre rare, nessuno insegna che se io faccio la raccolta differenziata evito l'estrazione e i prelievi. Se io acquisto e consumo in modo responsabile evito l'estrazione, i prelievi, la lavorazione e gran parte della distribuzione. Il sistema lineare si avvicina in quel modo sempre più al sistema circolare della natura, e abbiamo confrontato il sistema lineare, estrazione, distribuzione, lavorazione, distribuzione, acquisto e consumo, rifiuti o scarto, smaltimento, inceneritori o discarica. La natura funziona in circolo. Gli abbiamo presentato il ciclo dell'acqua, gli abbiamo presentato un bellissimo filmato del bosco di Ojija, l'abbiamo catturato a questa signora entusiasta, bravissima, che ci insegna il ciclo della foglia. La natura funziona in circolo, la scuola deve insegnare a copiare la natura. Se non riusciamo a far questo come insegnanti, io trovo difficile capire un nostro ruolo positivo. Non dico che non dobbiamo insegnare la grammatica, ci vuole per parlare, per conoscere, ci vuole per disseminare, ma ovviamente occorre partire dalle loro esperienze. Quando parliamo, stamattina mi sono messo a dire: lo sapete perché rubano le marmitte catalitiche? Lo sapete che le rubano ai SUV? Perché i SUV sono alti, si entra bene sotto, si smontano, e ogni marmitta rubata viene pagata 100 euro perché dentro c'è il platino, c'è il palladio e c'è il rodio. Il palladio costa 3 volte l'oro, ma questo non lo dice nessuno nella scuola. Così come non dice nessuno che il palloncino, quando va a finire, ogni oggetto ha un ciclo di vita, ha una storia da narrare all'inizio e alla fine. Crea problemi molto spesso alle creature marine e alle creature che si alimentano dell'ecosistema marino. Ecco, è una bellissima storia, unitevi a noi. Non è un caso che la maggioranza dei nostri attivisti siano insegnanti, perché noi non smettiamo mai di essere educatori. Non dico che siamo migliori degli altri, però forse sentiamo dentro di noi la spinta all'emancipazione, la spinta a quella che io chiamo e che auspico alla rivoluzione ecologica. Grazie. Siamo ovviamente, anche con Laura, disponibili a vostre domande. Se qualcuno, anche degli oggetti, come è previsto, come abbiamo proposto, in qualche modo da sottoporre ad un'alternativa, come riprogettare un'alternativa, si senta libero di farlo. Ci proviamo insieme anche nei limiti della didattica a distanza, comunque dell'online, che però in questo caso non è poi così malvagio nel poterci connettere. Ci sono in chat, c'è Antonella che dice che vorrebbe sottolineare che gli spazzolini non sono riciclabili e neanche i contenitori delle patatine, e sono oggetti di uso quotidiano. Posso venire? Sì. È pronto? Mi sentite? Sì. Ok. Quando parlavamo di empowerment. Quando c'è qualcosa che non va, scrivete ai produttori, se volete. Non è che noi facciamo sfracelli, non è che se scriviamo a noi ci rispondono automaticamente, però
ho visto che funziona facendo il gioco di sponda. Voi scrivete al produttore. Sì. Scusate, non, mi dicono che non mi si vede, ma comunque l'importante è che vi arrivi la voce. Allora, vi stavo dicendo che l'importante è che scriviate al produttore e magari per conoscenza scrivete anche a noi. È servito tatticamente, insomma, bisogna essere un po' anche astuti, generosi va bene, di cuore va bene, però bisogna un pochino essere anche astuti perché è una partita che non è che si gioca tanto con il fioretto, questa qui, del video. Scrivemmo con i ragazzi, non è che ci risposero subito, però io consigliai la mia collega di mandare una per conoscenza la lettera anche al centro ricerca Rifiuti Zero. Quando vidi che erano passati 15 giorni e non ci avevano risposto, allora intervenni anch'io e dissi: ma io sono tra l'altro un insegnante, i bambini mi hanno detto di aver scritto una lettera, però voi non gli avete risposto. Ecco. 2 giorni dopo arrivò la risposta, ma non tanto per il mio coraggioso intervento, quando si sentono un po' messi in vista, hanno paura di perdere punteggio nel marketing. E quindi magari sono anche sinceri, però se non gli dimostri, se pensano che sia una cosa privata, magari spesso uno scrive un pochino arrabbiato e allora loro si trincerano dietro il fatto, ma è stato maleducato, ma ha detto una cosa che non è esatta. Ecco, non dobbiamo dare alibi. Abbiamo scritto a tanti marchi, la maggior parte dei marchi rispondono. E devo dire, io ho una battaglia quasi personale, mi fermo a raccogliere i bicchierini e dopo aver scritto 2 volte, finalmente a luglio scorso sono riuscito ad avere un colloquio online con il management che hanno detto che stanno cercando, hanno fatto un accordo con la fondazione Ellen MacArthur, entro il 2025 vogliono sostituire tutta la plastica. Noi abbiamo detto grazie. Ovviamente il 2025 forse è un po' troppo lontano, attendiamo che sostituiscano quel maledetto, permettetevi, bicchierino. E gli abbiamo dato anche il contatto, perché noi siamo visitati da molte aziende, che sono soprattutto start-up innovative, da un'azienda di Brescia che produce un vetro liquido che si chiama Quarzo. E gli abbiamo detto: perché non vi mettete in contatto con questa azienda che quarza la carta, cioè gli attribuisce un coating, una ricopertura con questo vetro liquido in modo tale che altrimenti la carta, che è permeabile, farebbe passare il liquido, invece con il vetro liquido che è idrorepellente potete utilizzare. Anche quella pezzatura, francamente, uno dei motivi per cui il bicchierino viene abbandonato ovunque, lungo le strade, lungo nei piazzali, si beve d'estate, quindi i ragazzi hanno poco pazienza, no? Poi chiaramente entra in ballo anche la maleducazione, che non dobbiamo dimenticare. Ebbene, anche se volete mantenere questa pezzatura, per cui un bicchierino fosse un bicchiere da 1 litro, fosse un contenitore da 1 litro, magari ne troveremmo di meno. Ma in questo modo, uno beve e lo tira via. Bene, volete? Io credo che ci sia bisogno di una transizione. Non esiste il nero e subito il bianco. Forse bisogna attraversare una strada un po' anche grigia, che però deve diventare sempre più un grigio chiaro fino al bianco. Ecco, nella transizione, anche una soluzione tecnologica alternativa potrebbe essere questa. Infatti, dopo 3 mesi, mi ha telefonato il titolare, mi ha detto: oggi mi ha telefonato per conoscere la nostra proposta. Come vedete, non sono successi per sempre, però qualcosa si sta muovendo. Molto dipende da noi. Non dobbiamo essere fatalisti. A volte siamo noi che diciamo: ah, ma vedi, io mi do da fare, ma niente cambia. Ecco, se ci diamo da fare, dobbiamo insistere. La mia storia, finisco, è una storia vincente. È
è una storia, noi siamo partiti, nessuno avrebbe scommesso su di noi. Oggi tutti ci cercano e ci tessono le lodi, non so quanto sincere, ma è il segno dei tempi. La raccolta differenziata in Italia nel 2003 era al 17%, nel 2020 è al 63-64%. Qualcosa sta cambiando, purtroppo è troppo poco, ma intanto valorizziamo quello che di buono sta avvenendo. Quindi usateci, noi vi appoggiamo, ma ognuno si muova da solo, scriva, scriva e magari avanzi anche proposte. Ce lo faccia sapere, lo supportiamo, nessuno è da solo. Dobbiamo connetterci, siamo nell'epoca della connessione, nessuno è solo. La comunicazione deve essere mettere insieme, io uso molto, essendo un maestrino, uso molto le metafore, e io dico ai bambini, abbiamo fatto uno spettacolo di ombre, e a un certo punto i due protagonisti sono un bambino e una bambina, il bambino un po' più fifone, dice, ma che cosa vogliamo fare? Noi siamo bambini, non ci ascolta nessuno. La madre natura dice loro, attenzione, è vero, voi siete due gocce, ma due gocce dell'oceano, se vi mettete insieme, se tutte le gocce si mettono insieme, quello è l'oceano del cambiamento. Noi come educatori dobbiamo insegnare a vedere i giovani, a vedere il mare che è dentro la goccia. Sembra impossibile, ma ogni goccia contiene il mare. Dobbiamo insegnare a questi ragazzi che ogni goccia contiene il mare. Io se posso aggiungere una cosa per quanto riguarda sempre lo stesso commento del cartolino, insomma, ma in generale anche per il video dopo. Ogni qualvolta noi sento un rimbombo, non so se sono io, ok. Ogni qualvolta noi facciamo la spesa abbiamo anche la possibilità di scegliere, quindi se lo spazzolino o qualsiasi altra marca produce un prodotto che vediamo che non è riciclabile, non siamo forzati a comprarli, perché comunque ora le alternative ci sono, chiaramente si fa un pochino più di fatica, ma si possono trovare, ci sono, e questo come dicevamo prima, cioè il nostro empowerment, la nostra volontà, il modo in cui noi dirigiamo le nostre finanze, che non è sicuramente banale, anzi è un grandissimo atto anche politico, perché questo a noi ci dà la possibilità di supportare il sistema che riteniamo più giusto. Quindi cerchiamo di fare attenzione ogni qualvolta noi acquistiamo, perché è da lì che poi si genera tutto il processo che finisce in rifiuto o in prodotto riciclato, nel momento in cui si acquista. Le famiglie rifiuti zero che citavamo prima sono delle famiglie normalissime, non sono degli asceti, non sono delle persone dedicate solamente alla questione ambientale, ma sono famiglie come tutti, che lavorano, che hanno bimbi, che hanno tutte le esigenze dei nostri tempi, ma semplicemente fanno molta attenzione quando acquistano, quindi si mettono in casa prodotti che sono solidi, dagli sciampi al dentifricio, hanno cose che si autoproducono, risparmiando anche economicamente tutto quello che è l'igiene personale o l'igiene di casa. Si può imparare a fare queste cose qui, si trova tantissimo anche online. E a Capannori si facevano prima del Covid questi salotti delle buone pratiche aperte a tutti, dove c'era la possibilità di partecipare gratuitamente e imparare a farsi un burro di cacao, per esempio, che è veramente semplicissimo, perché siamo così talmente in modo automatico. Pensiamo sempre al supermercato, no? Quando ci manca qualcosa, ma in realtà ci sono tantissime cose che noi potremmo imparare di nuovo a fare da soli. Questo evita una quantità di imballaggi incredibili. Una volta abbiamo fatto una mostra qua da me, mettendo da parte la quantità di contenitori di shampoo che si sarebbero usati in 6 mesi in 10 famiglie. E con l'equivalente
abbiamo usato sapone solido, però calcolando l'equivalente abbiamo poi creato una mostra nella piazza del paese che ha colpito molto perché comunque la forma dell'arte è molto immediata, come le immagini, è una forma di comunicazione molto immediata, quindi non ci si rende conto quanto impattiamo. Se continuiamo a stare in un sistema che comunque ci tiene nell'usa e getta, quello è il problema principale. Chiaramente di tutti i flussi, ma della plastica forse in modo maggiore. Vedo un'altra domanda, magari la giro anche a Rossano. C'è Agnese che scrive: anche io ho pensato di scrivere ad un produttore di mozzarelle. Ho notato che una marca utilizza la confezione in carta e loro in plastica. Se lo possono fare gli uni, perché non gli altri? Vuoi rispondere te, Rossano? O rispondo io? No, vai te, Laura. Allora, il problema degli imballaggi non è banale perché comunque un produttore, ci sono più motivazioni per cui magari non cambia l'imballo. Il primo, banalmente, quello economico, perché comunque la plastica è la soluzione più economica o anche la soluzione per cui un'azienda si è strutturata con determinati magari catene di macchinari. Quindi cambiare genera sempre all'inizio un costo, quindi la plastica è quella che costa meno. Poi ci sono anche delle motivazioni di ignoranza, nel senso di non sapere, no? Prima Rossano faceva l'esempio di questa carta, con questa nuova formula di vetro liquido, che è una novità sul mercato che magari molte aziende non sanno. E poi c'è anche una questione di volontà, perché comunque qualsiasi cambiamento parte da una presa di coscienza che così non va e che qualcosa è che bisogna fare per cambiare. Quindi ci possono essere molti fattori per cui non lo fanno. Però chiaramente è sempre una cosa ottima quella di scrivere, tanto è facilissimo ora trovare i contatti dei produttori. Su Google ormai si trova qualsiasi cosa, quindi assolutamente scrivete, questo senza dubbio. E poi vedo un'altra domanda di Silvana che dice: è vero che al supermercato si può andare con i propri contenitori per evitare tutta quella plastica dove vengono messi gli infettati vari? Vado sempre io, Rossano? Sì, io se c'è bisogno riintervengo, ma vai pure, vai tu. Ok, allora per quanto riguarda lo sfuso ci sono dei progetti che stanno fortunatamente iniziando a nascere in vari punti d'Italia che permettono ai clienti di andare con il proprio contenitore portato da casa, che deve essere chiaramente un contenitore idoneo al contenere gli alimenti e deve essere a vista visibile. Da questo primo controllo, l'operatore del supermercato può utilizzare il banco degli affettati, ma anche in alcuni punti vendita, anche nella macelleria o nei formaggi, diciamo tutto quello che è fresco, usare questi contenitori del cliente che abbiano poi un'adeguata copertura. Questo sta succedendo per esempio in Lombardia, ci sono già dei progetti che stanno andando avanti da mesi, progetti nel senso che si sta studiando quelle che possono essere le problematiche o le difficoltà, si sono dati un tempo e per cui verrà poi fatto alla fine un report. Però poi ci sono anche tantissimi, anche chiaramente la grande distribuzione è sempre più complicata per le norme che deve rispettare, però ci sono anche tante piccole attività dove semplicemente si può fare un accordo che accettano fin da subito il contenitore che ti porti. Quindi, e poi ci sono tutti i negozi sfusi che sarebbero da supportare. Ora, nei negozi sfusi, nello specifico dell'affettato, non ci sono gli affettati in genere, lo sfuso ha un altro tipo di prodotto, però se pensate anche a quello che è il detersivo, i legumi, la pasta, andandosene a prendere sfusi,
potete avere spesso dell'ottima pasta, anche biologica, anche coltivata nel rispetto della natura, senza produrre plastica. Perché il biologico ha purtroppo sempre questo problema qui, cioè magari se vai a cercare un prodotto organico al 100%, però poi te lo danno nella plastica, mentre invece il prodotto sfuso, il negozio sfuso risolve anche questo problema qui. Quindi se ne avete nei paraggi, sono la soluzione numero uno da supportare. Sì, volevo, mi sentite? Mi senti Laura? Ok. Sì. Volevo aggiungere, ora purtroppo non mi funziona più la document camera, volevo farvi vedere, dunque, allora io sono stato recentemente invitato alla TV Svizzera, sabato scorso, insomma, non questo ma il precedente, e devo dire che era la Svizzera italiana, però mi raccontavano che un po' tutto il territorio della Svizzera non sono molto avanti in quello che noi chiamiamo la raccolta differenziata, quindi loro hanno molti inceneritori, bruciano moltissimo. Però come sempre succede, ci sono aspetti in un paese da cui noi possiamo e dobbiamo imparare, aspetti che noi proponiamo, promuoviamo, che magari sono altri che farebbero bene a utilizzare. Ecco, mentre in Svizzera è più facile andare con un proprio contenitore al banco del supermercato e acquistare quei prodotti, appunto, che diceva Silvia, oppure altri, appunto, di cui Laura leggeva le domande, in Italia purtroppo con questa visione salutistica, per cui la salute è tutelata solo dalla plastica, che in realtà invece pensate che nelle scatolette di tonno, le scatolette di tonno sono foderate dal BPA, è un bisfenolo che è sospetto cancerogeno. Quindi quando oppure ci sono molti studi che ci dicono che per esempio le bottiglie in plastica che contengono acqua trasmettono soprattutto l'azione del calore, sostanze contenute nella bottiglia che sono discutibili, ecco, io non voglio creare allarmismi, se no magari qualcuno potrebbe dire che facciamo disinformazione, ma comunque è acquisito che la plastica non è così salutare come sembra. Ebbene, in Italia ci si nasconde dietro diciamo, la foglia di fico, per cui se tu vai con il tuo contenitore, il negoziante ti dà il prodotto alimentare, se poi si stai male, il denunciato sarebbe il negoziante che ti ha dato il prodotto. Ecco, c'è un accordo, per esempio, quando Laura accennava alla Lombardia, in provincia di Varese, dove con l'ASL e con le autorità competenti è possibile andare con il proprio contenitore al banco del fresco e comprare i prodotti che venivano segnalati. Ci sono dei contenitori, noi stiamo cercando con i nostri amici di Milano di contribuire alla promozione di questo startup svizzero che io appunto ho in mano, ma non riesco a farvelo vedere, ed è una tazza abbastanza ampia di plastica, usabile e riusabile all'infinito, che può essere facilmente pulita, lavata, igienizzata, per andare al banco del fresco a comprare questi prodotti. Il problema, come accennavo prima, è ancora una volta burocratico. È ancora, io dico sempre, sono un po' anche polemico, insomma, chi mi conosce sa che sono a volte anche graffiante. Dico, quando vogliono i cavilli li eliminano in una nottata. Quando c'è da ripristinare la riparazione per il riuso, oppure da risolvere un quesito come quello di cui stiamo discutendo in questo momento, diventa maledettamente complicato risolvere. Certo, noi non vogliamo banalizzare, noi non siamo dei sempliciotti, niente, eccolo qua, eccola qui. Guardate, sono riuscito, grazie a Pier Felice che qua, Se lo vedono, no? ecco, guardate un pochino se riuscite a vedere, guardate un po' se. Eccolo qui, eccolo qua il contenitore. Questo qui può essere utilizzato in Svizzera e nella provincia,
di Varese, ma non solo questo contenitore, per andare a fare la spesa in questo modo, attraverso un accordo con le autorità sanitarie. Bisognerebbe replicarlo in tutte le province, ma la migliore soluzione sarebbe quella che a livello nazionale, visto la forte domanda che c'è e visto che ci sono delle catene, perché è venuta spesso da noi a promuovere un meritorio progetto per il recupero dell'invenduto. L'adesione, io sono molto amico di Andrea Segre, che ha inventato il last minute market, il recupero dell'invenduto, il recupero del cibo, c'è un fiorire di queste iniziative meritorie per cui l'Italia è uno tra i paesi europei più virtuoso nell'evitare che il cibo venga scartato. Bene, viene spesso da noi. Ebbene, perché non ci dà una mano? Non ci dà una mano nel fare da apripista? Ecco, qui bisogna smettere di parlare, basta, come diceva Calvino, chiamare in ballo la peste del linguaggio, parlare come fanno le public relation, la popò profuma. No, noi dobbiamo fare, perché il problema è che ormai la cultura dovrà per forza, nonostante la crisi energetica, nonostante che ci siano questi sfracelli, diciamo più o meno velatamente minacciati nell'utilizzo del gas naturale, delle energie nelle fabbriche, eccetera, eccetera, ebbene, ormai io credo che dal punto di vista della conoscenza non si può fare a meno di rinaturalizzare la scienza e la cultura. Ormai la questione ambientale è la prima tra tutte le questioni. Le valutazioni ambientali ce lo dicono, abbiamo accennato l'impronta ecologica. Il problema qual è? È il tempo. È il tempo. Se noi non agiamo in tempi rapidi, arriviamo quando ormai è irreversibile il piano inclinato dell'agonia della nostra inciviltà autegetta. Quindi noi non possiamo rimanere ostaggi della burocrazia e lì ci vuole davvero fare massa critica. E gli insegnanti, se si mettono insieme, parlano un linguaggio che non può lasciare indifferenti. E gli attivisti per me sono degli insegnanti, perché promuovono l'educazione permanente, come hanno scritto autorevoli pedagogisti. Non si insegna solo a scuola, ma si insegna anche quando si è a tavola. E si insegna ai propri figli a mangiare i prodotti di stagione, a mangiare evitando imballaggi superflui e così via. Quindi io voglio essere positivo, ce la possiamo fare, dobbiamo dare una mano ai ragazzi. La lezione di Greta è gigantesca, è uno dei pochi motivi per cui oggi noi possiamo essere moderatamente positivi. Però il tempo ci sta sfuggendo tra le dita, bisogna agire. Ognuno di voi diventi moltiplicatore del cambiamento, altrimenti anche momenti importantissimi come questi rischiano di essere momenti platonici. Rossano, per rimanere su questo tema, perché vedo che ci sono delle domande precedenti, però ce n'è una di Federico Lanzi che dice: gli studenti della mia scuola stanno seguendo l'incontro nell'ambito di un incontro PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, e potrebbero essere interessati anche ai risvolti economici lavorativi di un diverso modello degli imballaggi. Potreste fare degli esempi positivi di aziende celebri che cercano di coniugare l'interesse economico a quello della sostenibilità ambientale utilizzando imballaggi non impattanti sull'ambiente? Domanda impegnativa. Mi sentite? Posso? Mi sentite? Allora, beh, se parliamo di marchi, adesso così abbottano, però, come accennavo prima, da noi vengono aziende piccole, aziende medie, non vengono, ci telefonano ogni tanto anche delle multinazionali e diciamo che paradossalmente la difficoltà viene di più dal mondo della politica, quella apicale, quella che sta a Roma,
e non voglio fare discorsi banali, no? Che sono tutti pagati, che sono tutti corrotti. È lontana, mentre i sindaci, la politica dei territori è sensibile perché il cittadino va a bussare alla porta del sindaco quando ha un problema e i sindaci spesso sono persone in gamba. Pensate ai sindaci dei piccoli comuni, non lo fanno. Ora ai sindaci delle città hanno dato l'aumento, ma i sindaci dei piccoli comuni sono rimasti a zero anche in questo e sono quelli per cui un sindaco che prende 700 euro al mese naturalmente lo fa perché ci crede. È l'Italia minore, io dico quando vado in giro. E tutti sono colpiti da questa affermazione. È l'Italia minore che renderà grande il nostro paese. Non è l'Italia delle metropoli, che peraltro sono pochissime, forse nemmeno Roma è una metropoli, Milano men che mai, comunque delle grandi città. Perché le grandi città? Perché le grandi città sono accerchiate dalle lobby. Sanno di telefonare al sindaco X, al politico Y, invece in questo modo le lobby sguarniscono i territori, li lasciano la coperta, li lasciano liberi e questi territori amano il loro comune e vogliono mettere in vista le risorse umane, specialmente ambientali, che hanno a disposizione. E noi ci agiamo all'interno di questa contraddizione e infatti i tre quarti dei comuni rifiuti zero, di quei 330-326 di cui parlava Laura all'inizio, sono proprio comuni della provincia. Ecco, la politica a livello locale ci segue abbastanza. Diciamo, i sindaci sono spesso con noi, è a livello apicale che non ci segue granché. Invece, complice il marketing, Laura ha speso parole importanti in questo, complice il marketing, anche le grandi aziende. Mi ha invitato l'8 aprile, ha invitato tutti i nostri ragazzi che partecipano al progetto Terra Maestra a un incontro pomeridiano dove ci sarà prima una tavola rotonda di aziende circolari e dove per esempio c'è un'azienda, la Cartiera, che sono circa 50 addetti, quindi non è industria, che ha prodotto questo attaccapanni. Vedete, anche l'attaccapanni, che era uno dei prodotti della doppia sporca dozzina, che non poteva andare nella raccolta degli imballaggi, adesso è di cartone. Guardate, ora non so se saggiate, ce ne sono di vari foggie, elegantissimi, con una marca che è un marchio, adesso mi sfugge il nome, ma della moda. Ecco, questo qui è un prodotto durevole ed è imballaggio, è realizzato in carta riciclata e una volta che ha finito il suo ciclo di vita, ma dura degli anni, come uno di legno, che purtroppo non si fanno più, poi comunque anche rispetto al legno è carta riciclata e il legno invece è comunque vergine, quindi anche nella valutazione del ciclo di vita la carta sicuramente è avvantaggiata. Bene, ci sono aziende che lavorano in questo modo, poi ci sono le piccole aziende, questo qui è la carta in cera d'api, questa qui che vi faccio vedere, eccola qua. Con i ragazzi alla fine dell'anno, se il Covid ce lo permetterà, andremo a fare un picnic e ai genitori diremo non incartate le merendine nella plastica oppure anche nella stagnola, usate, questa è lavabile, ma io ho avuto, diciamo, l'avventura di incontrare, devo dire, magari non lo so, non vorrei essere ingeneroso, lo dico così come parte dell'argomento che voglio sostenere. Magari non è che lo fanno con una sincerità come può essere quella dell'attivista. D'altronde loro fanno gli imprenditori, hanno da seguire le competizioni globali del mercato, però sono sensibili alle questioni ambientali. E mi colpì una frase che disse: guarda, io ieri ho incontrato un imprenditore cinese che mi ha detto: guardate, non è che voi italiani potete vivere di rendita, perché il marchio italiano, il cibo italiano di per sé ha un mercato duraturo per sempre. Cioè, a noi cinesi interessa molto anche il prezzo, interessano molto anche le tecnologie. Quindi lui diceva: ogni giorno noi ci dobbiamo guadagnare il blasone attraverso l'innovazione. E queste sono affermazioni di un imprenditore, ma ci sono imprenditori di Prato
Io cito per tutti, associazioni che raccoglie tutti coloro che rigenerano i tessuti, in particolar modo la lana e la seta, la strappano con le mani dai nostri coat, dalle nostre giacche. Lui personalmente, un imprenditore a 40 addetti, lui produce i suoi capi interamente, produce anche per i marchi, interamente da riciclo, da rigenerazione dei tessuti. Ci sono pezzi di economia importante, cito Claudio Tedeschi di Dismeco a Marzabotto, che ospita le scuole e spiega ai ragazzi come funziona una lavatrice, quanto rame c'è in una lavatrice, qui c'è mezzo chilo di rame, c'è mezzo chilo di alluminio, se lo recuperiamo evitiamo di estrarre dalle miniere di rame, da bauxite per produrre l'alluminio, tutte cose preziosissime che a me a scuola non mi hanno mai detto e che oggi se noi insistiamo cominciamo a dire. E che se diciamo questi ragazzi tra 10 anni in modo automatico saranno sensibili, non tireranno via il mozzicone. L'altro giorno una multinazionale finlandese mi ha, attraverso un contatto siciliano, anzi di calabrese, attraverso un amico, un architetto che fa l'insegnante di Natali Giuri, che voglio affettuosamente citare, non so se ci sta seguendo. Mi ha detto: Rossano, posso dare il tuo contatto? Ti stanno cercando perché vogliono fare un progetto per riciclare i mozziconi di sigaretta. Come vedete, si sta muovendo la situazione, eppur si muove, diceva Galileo Galilei. Ecco, eppur si muove, ma i primi a crederci dobbiamo essere noi, perché non abbiamo tempo da perdere. Dato che si parla di ragazzi, mi è venuto in mente una cosa che abbiamo visto insieme con Rossano qualche anno fa, che eravamo a Kiel in Germania. Non so se ti ricordi, Rossano, quel progetto che avevano fatto dei ragazzi universitari, che era una bicicletta, come si chiama? Non lavatrice, lavapiatti, lavabicchiere, lavapiatti. E praticamente loro avevano progettato questa bici con un sistema anche idraulico, ma loro si spostavano anche poi con questa bicicletta e andavano nei mercati. E quindi anziché produrre, cioè bere le cose nella plastica o nell'usa e getta, loro avevano poi la possibilità di lavarle, giravano nei mercati e quindi avevano queste collaborazioni. Era una cosa proprio bellissima anche da vedere. Quindi si può parlare di aziende in grande, però si può parlare anche di piccoli progetti, perché comunque, come in tutti i tempi di crisi, e questa è una crisi, no, noi la stiamo vivendo un po' in tanti aspetti, anche sul fatto della scarsità delle materie prime, se non fosse per parlare di altro. E quindi in tempi di crisi è anche un po' un tempo di nuove opportunità, se sappiamo coglierle. Chiaramente ci sono tanti sistemi che non hanno funzionato, che devono essere totalmente riprogettati. Vado avanti con le domande, perché vedo che comunque stanno arrivando un po' di domande. Torno indietro su quelle che erano arrivate prima. Allora, mi potete dare per favore qualche altro esempio, oltre al burro di cacao, di prodotti facilmente autoproducibili? Allora, questo è semplice, basta andare su Google, poi ci sono tanti, tanti personaggi anche che fanno tutorial, video, e quindi tutto quello che si usa in bagno, dal sapone per la persona, per i capelli, le cose per pulire, insomma, alle candele, ci sono tante cose che si possono fare. Poi c'è Gian che scrive: la mia associazione vorrebbe contattare l'azienda, ma non riusciamo a trovare i contatti, o almeno è difficile che rispondano. Nei nostri banchetti vorremmo utilizzare le loro cannucce e le loro stoviglie e farle conoscere in Valle d'Aosta. È possibile avere dei contatti? Sì, assolutamente. Te li mandiamo via mail, magari, direttamente dalla posta del centro. Potete farmi un esempio di mozzarelle non confezionate in plastica? Ci chiede Maria Grazia. Allora, io personalmente non le conosco, perché
il 90% della mia spesa io la faccio attraverso un gruppo di acquisto solidale e quindi anche la mozzarella che io mangio me la faccio arrivare dentro a un contenitore che poi io rendo e per cui non uso nessun tipo di materiale, né plastica né vetro, è sempre il solito contenitore mio che va avanti e indietro. E così facciamo con la verdura, con tanti altri prodotti, perché uscire dalla grande distribuzione già di per sé significa ridurre, abbattere gli imballaggi, non si può sperare di trovare alla Coop l'imballaggio perfetto. L'imballaggio perfetto intanto è quello che non si produce, quello che non c'è. Quindi ultimamente abbiamo promosso insieme ad una serie di altre associazioni una campagna che è spinge proprio sul deposito cauzionale, che è quello che permette di spingere il vuoto a rendere, lo sfuso, tutto quello che non genera nessun tipo di rifiuto. Quindi vi consiglio qualcuno lo diceva qui in chat, di rivolgersi ai piccoli produttori direttamente, oppure di creare un GAS, oppure di frequentare i mercati e avere un rapporto diretto, perché questo significa anche supportare un'economia locale più giusta. Poter scegliere produttori che non utilizzano pesticidi e quindi che non inquinano le acque, e quindi già questa è una scelta che poi va a incidere anche sui rifiuti. E poi una domanda che gira Rossano perché non lo so, a proposito dei dentifrici, vorrei chiedere se è lo stesso materiale, cioè il Tetra Pak, che viene utilizzato per il latte o per i succhi. Rossano, mi Senti, mi senti? senti? Sì, te mi senti? Sì? No, è di... Mi Sì, senti? ti sento. Rileggi la domanda perché non l'ho capita. Allora, a proposito dei dentifrici, vorrei chiedere se è lo stesso materiale, cioè il Tetra Pak, che viene utilizzato per il latte e per i succhi. No, no, ora non so se... io tendo a discuterlo, però non sono sicuro se magari ultimamente, siccome c'è un tentativo di lanciare in forza il Tetra Pak, però non mi risulta che ci siano tubetti di dentifricio in Tetra Pak. I tubetti sono in plastica con in alcuni casi con una leggera velatura per tenere la freschezza, perché lì bisognerebbe entrare nel meccanismo per cui negli imballaggi ci sono questi poli accoppiati, perché comunque o contengono cibo o contengono prodotti sensibili, diciamo, alla decadenza, per cui effettivamente c'è un problema di salute che deve essere salvaguardato. E questa plastica e questo insieme di materiali, questi poli accoppiati, non sono fondamentalmente, non sono, anche se sono differenziabili, poi vanno a recupero di energia, vanno negli inceneritori. Quindi la soluzione in questo caso sono i dentifrici solidi, ci sono in pastiglie, che ha aperto un primo negozio di nudo, prodotti nudi senza imballaggio a Milano, purtroppo è il primo, poi le altre filiali, chiamiamole così perché è un franchising. Gli altri negozi, ci si può acquistare il dentifricio in pastiglie, però ti arriva a casa in un contenitore online, già l'acquisto online pone qualche problema, e poi è confezionato in PET, cioè in plastica come quella delle bottiglie. Quindi, mentre in questo caso che vi ho fatto vedere è un dentifricio solido, durano di più anche io sto usando i saponi e lo shampoo solido durano molti di più degli altri liquidi che compriamo in genere nei contenitori in plastica. Quindi, poi io in questo però faccio un passo indietro perché non sono molto bravo dal punto di vista tecnico, però mi si dice che anche i dentifrici possono essere realizzati, fatti a mano. Naturalmente quando si parla di fare a mano bisogna essere molto attenti perché poi in realtà a parte che non si può pretendere che tutti o perché non hanno il tempo o non hanno la capacità possano fare altrettanto.
e poi bisogna che non presentino delle controindicazioni, perché se mi ci metto ora io a fare un dentifricio fatto a mano farei un disastro, questo ve lo dico. Però ci sono negozi, in genere tutto sfuso, che hanno disponibili. Noi cerchiamo anche di creare dei link dove uno che cerca può trovare. Magari noi facciamo da facilitatori, perché ecco, noi vogliamo essere dei facilitatori. Noi non vogliamo egemonizzare, non vogliamo guidare nessuno, vogliamo facilitare. Ecco, magari vi cominciamo a dare una mappa, il vetro liquido, il contatto con il titolare, no? Come chiedeva la signora, che penso sia un'amica, un'attivista, Jean, se non sbaglio, della Val d'Aosta, e quindi si spera che poi, creando una domanda, anche l'offerta cresca e gli stessi supermercati comincino a dover fare i conti con questa offerta, che al momento viene la domanda viene soffocata perché si ostinano a non avere come interlocutore la parte più avanzata del nostro paese, se parliamo dell'Italia, delle nostre società europee, insomma. Sì, sempre Gendo ci chiede, per esempio nella mia scuola si utilizzano ogni giorno decine e decine di capsule cialde, sono riciclabili? Allora, magari anche questo, io dico ragazzi perché sono un po' fuorviato dal mio ruolo di maestrino, un po' stagionato insomma, bisognerebbe che ci descriveste, perché anche in seguito, non ho la presunzione di dire siamo stati noi, certamente Penna, Capannori, poi ci fece andare su, ci trovavamo con Pindustria, vuol dire che avevamo colpito nel segno, il messaggio uscì su Repubblica, uscì su varie televisioni, e quindi si è mosso in un primo momento con le capsule in bioplastica. Addirittura affidò uno studio a Gunther Pauli, che è un po' il promotore della economia cradle to cradle, dalla culla alla culla, da cui poi discende un po' l'economia circolare, insomma, di cui tanto e giustamente l'Europa parla. Poi però ho visto che recentemente, anche in competizione, si è avvicinata, ha sposato la tesi delle capsule in alluminio. Ora, l'alluminio è molto problematico dal punto di vista bisogna estrarre la bauxite, ahimè la bauxite non si trova proprio dovunque, ahimè si trova in buona presenza anche nel sottosuolo dell'Amazzonia, quindi, però sicuramente l'alluminio è riciclabile. L'Italia è il secondo paese al mondo dopo il Giappone nel riciclo dell'alluminio, quindi l'alluminio può essere messo negli imballaggi, nella raccolta differenziata, e quindi è una soluzione che rispetto alle capsule originarie usa e getta è sicuramente meno peggio. Poi bisognerebbe fare i numeri di nuovo, i numeri, vedere, analizzare il ciclo di vita del prodotto e fare i confronti, perché ecco, l'alluminio è un po' questa caratteristica che cercavo di accennarvi prima. Però ecco, e poi avete visto ci sono, no? Sono in bioplastica, ce ne sono un'altra, mi sembra ligure, fa la pubblicità e rivendica, ce n'è una a Torino piccolina, ma è una tassa storica, adesso mi sfugge, insomma, che usa la bioplastica. Poi, ripeto, noi non amiamo granché la bioplastica, perché gli studi scientifici ci dicono che se l'abbandono nei mari i tempi di degradazione sono molto lunghi comunque, e quindi pone problemi similari a quelli, diciamo, di ingestione da parte dei pesci di questi imballaggi, di questi prodotti. E, è vero, anche lì noi non vogliamo mai comunque essere, ecco, noi concepiamo l'idea della transizione, come accennavo prima, non vogliamo ricercare la perfezione, l'importante è allontanarsi dall'usa e getta, è allontanarsi
dal mettere sul mercato prodotti che non hanno alternativa allo smaltimento. Poi magari anche se non è la soluzione ideale, stresseremo per arrivarci. Ecco, ci sono dal mio punto di vista delle tappe d'avvicinamento. In questo senso, comunque la bioplastica, per esempio, per quanto riguarda i sacchetti, la raccolta differenziata dell'organica a Milano, è preziosa, è prezioso il Mater B, perché poi quando va negli impianti di compostaggio è materiale che può essere compostato anche se nel tuo composter di famiglia, di casa, dell'orto non si degrada, bisogna che tu lo metta nella raccolta differenziata dell'azienda che ti serve, deve andare in un impianto industriale perché ha dei tempi di degradazione molto, molto più lunghi. E quindi noi la bioplastica la definiamo un po' il meno peggio. Non è nella nostra tassonomia, nella nostra gerarchia, non la mettiamo tra le buone pratiche. Però, diciamo, rispetto alla plastica usa e getta, la plastica tout court di origine petrolifera è un passo in avanti, ecco, se poi mi volete strappare un parere, ecco. Sì, Non però so se ci sono non ci sono altre domande. Mi è venuto in mente quando parlavi, Rossano, che io ho da poco tradotto un caso studio per Zero Waste Europe che parla di uno studio fatto in Spagna e mi ha fatto riflettere perché è un qualcosa a cui non avevo mai pensato, ovvero la filiera del vino. Delle bottiglie di vino. Hanno delle zone in Spagna che sono come per esempio la nostra Toscana, quindi completamente votate al vino. E quindi se ci pensiamo, la bottiglia del vino, anche dei vini costosi, quindi delle bottiglie belle, pregiate, insomma, di un certo valore, una volta finito di bere, vanno direttamente nella spazzatura a riciclo del vetro, però comunque con un singolo uso. E riciclare il vetro è anche una cosa energivora, per cui hanno fatto uno studio per capire quante volte si può riutilizzare una bottiglia. Ed è venuto fuori che è sostenibile da un punto di vista igienico, estetico e anche economico riutilizzarla fino a 7 volte con 8 lavaggi. Quindi questo non annulla completamente il rifiuto. Ma allunga di tantissimo quello che è la vita di questa bottiglia. E al lato c'è tutta la previsione di una filiera che attualmente non c'è, quindi si ritorna al discorso economico e sociale che diceva prima il professore, di creare un'alternativa, quindi posti di lavoro, lavoro compatibile anche con un cambio di sistema di cui noi abbiamo bisogno, che significa installare degli impianti di lavaggio che siano abbastanza centrali rispetto alle aziende, che, non, che ce ne sia uno ogni, vi facevano una stima di circa 60 km di impianto di lavaggio e poi una filiera di recupero del vetro. Questi sono tutti posti di lavoro che potrebbero essere riconvertiti da quelli che attualmente sono più impattanti. E mi ha fatto riflettere perché effettivamente la bottiglia del vino si butta appena bevuta. Mentre invece si potrebbe assolutamente recuperare. Allora, se c'è qualche altra domanda, se no magari Rossano, visto che c'hai la telecamera che ti funziona, potresti far vedere qualche altro prodotto. Non vorrei parlare in modo, io se mi lascio andare sono un fiume in piena, non vorrei, mi piacerebbe magari sentire anche brevi interventi, domande dal pubblico che ci segue, dagli amici e dalle amiche che partecipano a questo corso. Posso fare una domanda io? Prego. Prego. Buonasera a tutti. Volevo uno sprono più che altro, perché già tempo fa avevo mandato una mail rendendomi volontaria eventualmente per poter anche raccogliere le bottiglie di vetro
le classiche bottiglie di vetro che vengono comprate in acqua per l'acqua del supermercato, una sorta di intermediario poi per il vuoto a rendere, però non sono mai riuscita ad avere una risposta. Volevo chiedere se magari vi siete mai mossi in questo senso, se avete un contatto, se è facile parlare insomma con queste aziende abbastanza grandi. Dunque, allora, io ho avuto modo di parlare sia con la grande distribuzione, sia con una grande vetreria che è ubicata qui vicino a Capannoli. Diciamo, l'Italia è un'eccellenza nel riciclo del vetro, dove ci sono anche dei margini di miglioramento se riuscissimo a dividere le due tipologie di vetro, il vetro bianco dal resto dei colori, il vetro verde, marrone, no? Come sapete ci sono colori diversi. Il più pagato, il più remunerato è il vetro, diciamo, è il vetro bianco. E noi vendendo tutto insieme, anche l'esempio di Capannoli, ma ci sono molti comuni virtuosi, voi sapete che la remunerazione da parte dei consorzi di filiera è legata alla purezza merceologica. Più il vetro o comunque la plastica, la carta è pulito merceologicamente e più è remunerato. Quindi devo dire la verità, dal riciclo del vetro ci sono i massimi introiti, cioè la fascia A, è un vetro pulito, bisognerebbe fare dal punto di vista del riciclo e non mi sono dimenticato della domanda ovviamente, per ritornare invece al vuoto a rendere che è ancora migliore del riciclo. Dal punto di vista del riciclo si potrebbe andare oltre separando il vetro pronto forno bianco dal resto del vetro. Pronto forno vuol dire che viene granulato ed è pronto ad andare in forno, perché il problema del riciclo del vetro è che si frantuma. Più si frantuma, la parte che si frantuma diventa, diciamo, micro vetro, e può essere al massimo inglobata dentro le piastrelle, dentro alcune tipologie che si usano per l'edilizia. Ma se il vetro non è rottamato ed è merceologicamente pulito, mediamente si incontrano remunerazioni importanti. Il vetro non viene pagatissimo, viene pagato 60 euro tonnellata. Considerate che la plastica pulita viene pagata fino a 240 tonnellate. Se poi la raccogliamo il PET separato, il polietilene, viene pagato anche 400-450 euro tonnellata addirittura sul libero mercato. Però noi vorremmo il vuoto a rendere. Vorremmo, come diceva Laura, che la bottiglia integra rientrasse, come succede nel mondo anglosassone, tutte le birrerie hanno dei sistemi di riciclo delle bottiglie. Le bottiglie vengono ritirate, vengono lavate e se prestate attenzione, io ormai sono fissato, quando vado al ristorante e guardo la bottiglia di acqua minerale che ti portano, se vedete che c'è una parte raschiata e diciamo così corrosa, vuol dire che è stata la macchina che ha riciclato, questa bottiglia è stata riutilizzata. Ecco. Recentemente, mi sembra nel 2018, attraverso la legge di bilancio, la vecchia finanziaria, è stato ripristinato per i bar, per gli esercizi commerciali che lo vogliono, come al solito l'Italia dà le pacche sulle spalle, invece di dare i soldi, di dare incentivi reali, dà le pacche sulle spalle, i bar, gli esercizi, i ristoranti che in molti non hanno mai smesso di usare il vuoto a rendere, no? Quindi loro danno al loro fornitore il vuoto una volta che lo hanno usato nel ristorante, una volta che lo hanno. Ecco, per cui c'è stata questa prima porticina riaperta al vuoto a rendere, perché fino agli anni 90 io me lo ricordo bene, andavo a comprare, lasciamo una cauzione di 20 lire. E poi se te volevi ritirare le 20 lire, riportavi tutte le volte la bottiglia di vetro. Ecco, bisogna andare al deposito cauzionale, al vuoto a rendere. E invece noi veniamo, io poi mi appassiono, mi accaloro, mi arrabbio anche un po', basta rottamare, bisogna riparare, bisogna riusare, bisogna ridare una seconda vita ai prodotti.
andando anche oltre il riciclo, quindi in questo senso qui noi in Italia purtroppo siamo indietro, invece in alcune parti della Francia, in Germania, e ora apprendo da Laura perché questo caso studio non ho avuto modo di leggere, apprendo anche Spagna, si sta andando in questa direzione. C'è Paul Connett che tutte le volte che viene in Italia si ricorda l'industria della birra dell'Ontario che dà lavoro a 6.000 persone con il riciclo delle bottiglie. Quindi qui tutti piangono, chiaramente la transizione ecologica non è una passeggiata, ma bisogna passare dall'usa e getta, aiutando le aziende che usano la plastica, per esempio, a riconvertirsi, e quindi aiutandole sul piano economico, ovviamente documentando, voglio dire, non all'italiana, nel senso deteriore del termine, che si danno i soldi così a pioggia o per gli amici degli amici, ma sulla base di progetti che ricollocano gradualmente la produzione, quella del vuoto a rendere, anche per le stesse bottiglie in PET. Di nuovo per dimostrarvi che io non sono un fondamentalista, che a volte ci dico, oh, ma voi siete esagerati, ma anche il PET può diventare, le bottiglie dovrebbero essere vuote a rendere, voi la plastica la paghi di più? No, ci deve essere una tassa, vuoi la plastica, scegli la plastica, ok, ma non può essere usa e getta, e quindi applicare il si sta muovendo verso il vuoto a rendere, è costretta perché è inseguita dalla plastica negli oceani, in California ha dovuto mettere il tappino legato alla bottiglia perché hanno scoperto che gli albatros, una volta che individuano il tappino colorato, lo vanno a catturare per i loro cuccioli, per i loro pulcini, e questi rimangono strozzati dal tappino. Quindi oggi l'invito è, se usi il tappino di plastica, di sigillarlo alla bottiglia perché non si disperda in particolar modo nei mari, oppure anche sapere che se vanno in piazzale poi dopo il vento li spinge in un fosso, il fosso lo porta al mare, al fiume, il fiume poi sfocia nei mari. Quindi come vedete non possiamo, noi dobbiamo segnalare. Non, nessuno ci darà le soluzioni se non siamo noi a spingere perché le soluzioni ci siano. Noi purtroppo, io dicevo prima, siamo vincenti, nel senso che spesso nel passato ti dicevano, oh, voi siete sfigati, come dire, siete fuori trend, voi siete fuori moda. No, rifiuti zero è figo, rifiuti zero è trendy, rifiuti zero fa moda, è attraente. Però siamo pochi, dobbiamo moltiplicare le nostre forze. E ovviamente noi, come ho detto prima, siamo solo dei facilitatori. Non abbiate paura, usate i nostri loghi, ma fate anche da voi, inventatene voi. Non c'è un problema di egemonia, chi è più bravo, chi è chi guida l'organizzazione. Noi dobbiamo guidare una rivoluzione ecologica. E mi dispiace, ma devo tornare sempre a questo chiodo fisso. Per quanto riguarda l'acqua, nella mia famiglia, diciamo, ho utilizzato i fontanelli dell'acqua per tanti anni e quindi andavo con le mie bottiglie e le riempivo. Poi, per cambio d'abitudine, no, questa cosa non ci sinceramente ci fa fatica, e quindi abbiamo scoperto però l'acquaiolo, cioè un signore che viene direttamente a casa con l'acqua nel vetro a rendere e che per 4 euro mi lascia 12 bottiglie di acqua direttamente dentro casa, quindi mi solleva anche dall'impegno di andare, cioè quando vedo i carrelli al supermercato pieni di bottiglie d'acqua di plastica rimango abbastanza sorpresa, magari è gente che sta al quinto piano, quindi ci sono le soluzioni intermedie, non è detto che devi andare per forza con la tua bottiglia al fontanello mentre piove, si può chiamare un acquaiolo che viene a casa e te la porta direttamente dentro, quindi i servizi ci sono, però bisogna avere anche noi la volontà di cercarli e di cambiare. E a proposito del PET c'è una domanda da parte di Arietti Silvana che dice: tutti noi abbiamo qualche capo in file,
e all'inizio ci sembrava che fosse ottimale questo tessuto fatto di plastica riciclata. Adesso ci si rende conto che ad ogni lavaggio qualche particella di plastica va a finire nell'acqua e dunque nei mari. Qual è il corretto atteggiamento riguardo ai tessuti che sono di plastica o contengono plastica? Allora, Sono. sì, mi senti? Mi sentite? Allora, dunque, sì, è un tema molto, molto sentito. Io, tra l'altro, ho avuto il piacere, l'onore, di incontrare lo scopritore dell'isola di plastica, il capitano Charles Moore, a San Diego, in California, e poi dopo. Nel 2015, vi giuro che fu frustrante. All'epoca non c'era l'attenzione che c'era adesso alla questione della plastica, meno male adesso che c'è. Però venne in Italia, fece degli incontri a Torino, però non ci fu l'attenzione dei mass media, dei giornali e così via. E lui mi ha sensibilizzato enormemente, tra l'altro un libro tradotto anche da Feltrinelli in Italia, Gli oceani di plastica. In quel libro, tra l'altro, questo non viene detto, quello che accennava l'amica, la signora, la collega, non so, di cui accennava Laura, e non parlava del problema, il 16 mi sembra per cento, comunque una percentuale sopra il 10% delle microplastiche marine viene proprio dalle nostre lavatrici. In particolar modo il pile è una sciagura. Però più in generale, siccome tutti gli abiti contengono, come mi ricorda sempre l'amico Fabrizio Tesi di cui parlavo prima, l'acrilico, e quindi col fashion c'è da lavorare da questo punto di vista, col fast fashion è una sciagura da questo punto di vista, e quindi bisogna minacciare il marketing, possibilmente essere costruttivi, però se non basta, se l'approccio business as usual dovesse continuare a prevalere, noi bisogna fare anche azioni abbastanza eclatanti, perché comunque le nostre lavatrici non sono in grado, e poi a cascata i depuratori, a bloccare le microplastiche. Ci sono due lavatrici, una lavatrice è stata inventata adesso a memoria non mi ricordo la marca, perché è una marca che noi europei non conosciamo, e è stata progettata e prodotta in California, che non a caso è quella di rimpettaia frontaliera al primo vortice, no? Scoperto da Charles, che lo attraversò addirittura in 5 giorni, ci vogliono, una zona che si dice molto più grande della Francia, una cosa agghiacciante dove si congiungono le correnti fredde dell'Alaska con le correnti calde che vengono dal Messico. Ecco, quindi da un lato abbiamo queste soluzioni incipienti, come Cento Ricerca, io stavo cercando di acquistarne una per cominciare a lanciarle anche, a testarle intanto, a vedere se funzionano, e poi a lanciarle, come credo, perché se sono sul mercato, comunque io non l'ho provata, quindi prima dobbiamo testarne l'efficienza. La seconda battaglia che noi facciamo è quella, io poi anche l'Accademia di cui parlavo prima, l'Accademia Rifiuti Zero del Mar Mediterraneo, il Mar Mediterraneo inquinatissimo, nessuno ne parlava, sembrava che solo gli oceani, ma il Mar Mediterraneo ha una densità di microplastiche maggiore addirittura di quelle degli oceani, perché è un mare che non ha un particolare ricambio. Ecco, io sto dicendo ai professori di Pisa, che sono tutti versati alla robotica, io non sono contro la robotica, ma dateci meno robot e dateci una lavatrice che trattenga, che blocchi le microplastiche. C'è stato uno start-up premiato e che ha dato vita a uno start-up che ha prodotto questo tipo di bag. Guardate, cerco di farvelo vedere. Eccolo qua. È un bag in nylon poliammide. Questo viene inserito all'interno del cestello, solo là, ed è stato realizzato da due ricercatori tedeschi, due giovani ricercatori tedeschi. Questo è quello che al momento noi l'abbiamo testato,
funziona soprattutto con il pipe, perché sono talmente tante le fibre di plastica che in buona parte l'80% si stima venga intercettato da questo bag. Questo poliammide può essere realizzato attraverso il recupero delle plastiche proprio dai mari, quindi anche ha un significato simbolico, però di fronte al problema enorme di cui stiamo parlando, mi rendo conto che è una piccola cosa, però le persone di buona volontà si possono mettere lì, lo facciamo anche insieme. Acquistare la lavatrice, mi sembra siano due tipi di lavatrici che sono in grado di trattenere i filtri, poi ci sono accorgimenti, non lavare ad alte temperature, per ridurre, però sono tutti, insomma, comunque piccoli palliativi, insomma. Quindi, però noi lì bisogna spingere sulla ricerca, perché non è difficile trovare una tecnologia che riesce a fare quello che fino ad oggi, perché nessuno ha posto il problema. E siccome stiamo parlando in generale, ora ci riempiamo la bocca, c'è anche troppa informazione sulla plastica nei mari, qualcuno ci dia lavatrici con i filtri che bloccano le microplastiche, perché le macroplastiche non è difficile, non è impossibile bloccarle. Quel ragazzo olandese, quell'ingegnere olandese che è partito, Bojan Slat, che ha organizzato quel sistema di paratie nei mari del nord, ha dimostrato che le macroplastiche si può, attraverso i giochi delle correnti, anche intercettarle, oppure schermare i maggiori fiumi al mondo, soprattutto in Asia, sono 10, ci sono delle ricerche. Si potrebbero alla foce bloccare le macroplastiche, ma il problema vero sono le microplastiche che vengono scambiate per plancton dal pesce lanterna, da altri piccoli pesci, e poi i predatori si cibano. Io non conoscevo neanche il pesce lanterna, cos'era, me l'ha spiegato Charles Moore. Il pesce lanterna è il pesce più cacciato negli oceani, è il 50% della biomassa oceanica. Tutti mangiano il pesce lanterna, se il pesce lanterna mangia la plastica viene direttamente ai nostri piatti. Quindi ecco, miriamo verso le università, i politecnici, gli ingegneri, lavorate per dei dispositivi che blocchino le microplastiche dai nostri lavaggi delle lavatrici. Ah, siamo fuori nuovamente, che cavolo. Ci siamo? Sì, abbiamo un attimo di problemi tecnici, stiamo risolvendo e tutto molto interessante intanto. E se qualcun altro ha altre domande. Sì, volevo fare una domanda. Dica, la sentiamo. No, aspettavo perché non sapevo se mi sentivate. Rossana ha parlato di quei bag, quei washing bag nei negozi. Siccome il negozio è una delle marche più care che ci siano, ci sono altre rivendite dove si possono eventualmente trovare? Purtroppo anche noi come centro ricerca che testiamo i prodotti, a partire da quelli che sono già sul mercato, perché prima di dire vanno bene vogliamo provarli ovviamente. Siamo dovuti ricorrere, poi abbiamo dovuto fare la richiesta in Germania, perché il negozio a Milano no, non era operativo, oppure. Prego. Scusi, io ce l'ho e l'ho comprato 2 o 3 anni fa in un negozio online di Padova, di cui in questo momento mi sfugge il nome, però per il prossimo incontro Bravissimo. sicuramente riesco. Comunque è un negozio che si occupa anche lui di zero waste a Padova, dove avevo comprato le mie prime cose. Sì, ti Era chiedo almeno 3 cortesemente. anni fa.
3 anni fa lo aveva perché io l'ho acquistato lì. Adesso potrei verificarlo e Perfetto. anche alternativa, scusa. Cortesemente no. L'ho messo in chat. Perfetto, no, no. E Perfetto, grazie. allora, si può fare anche l'online, ne sono certa. Alternativa Sfusa a Monza ha iniziato con il Covid. Io l'ho comprato lì. Devo dire che all'inizio mettevo tutto lì dentro, poi c'era un evidente problema di cestello della lavatrice, e quindi ho iniziato a mettere solo le cose che, cioè i pile, le cose sportive, insomma, le cose che erano evidentemente formate da materiale sintetico. Perché non ci sta tutto, quindi o aumenti il numero delle lavatrici che fai oppure selezioni, almeno quella era stata la mia soluzione. Ok, sì, va bene, magari come ti chiami? Come Elisa. si chiama? Elisa, se puoi anche condividere con noi, perché come ti ho detto la gente ci chiede, quindi non sempre sappiamo rispondere, quindi se puoi condividere anche con noi questo contatto ci fa molto piacere, perché la gente vuole soluzioni di dettaglio, è lì che non, bisogna essere più numerosi e fare rete in modo che questa massa di informazioni Ok, sul possa sito essere. sto guardando adesso è ancora disponibile, perché ho detto magari è andato fuori e c'è, aggiungi al Certo. carrello, quindi. Grazie Elisa, grazie mille. Prego. Allora, chiedo agli amici di Europol che dirigono un po' la giornata, insomma, come procediamo, perché non vorrei che poi la gente si sfaldasse un pochino, perché sono già un po' è già un po' di tempo che vi stiamo bombardando e non vorremmo infierire. Se ci sono altre domande, ben vengano, e altrimenti l'appuntamento alla volta successiva. Mi sembra che Laura, non so per quali motivi, sia uscita Non riesce a dalla diretta, rientrare. non riesce a rientrare per problemi di linea. Io però ci sono, anche qua ho gli amici della vetrina dei prodotti rifiuti zero. Vi colgo l'occasione intanto per invitare gli amici di Europol a venire giù da noi. Noi magari verremo a visitare l'ufficio vostro, e poi anche gli amici e tutti coloro che stanno partecipando, che hanno partecipato, perché le parole sono, si spera, importanti. Spero che vi arrivi non solo la passione, ma anche la competenza, non tanto mia, ma del gruppo che io ho il piacere, insomma, in qualche modo di no, non dico dirigere, ma insomma di cui sono un po' l'animatore, perché sono il più vecchio di tutti, o quasi. E abbiamo la vetrina, ecco, per esempio l'altro giorno abbiamo lanciato a Capannori i gatti sostenibili con le lettiere vegetali invece delle lettiere minerali, e io stesso non sapevo che un gatto produce oltre 200 kg, un gatto che sta negli appartamenti, non che sta in campagna come in buona parte avviene a Capannori, quindi contribuisce alla produzione di rifiuti, oltre che certamente avere un benessere maggiore con le lettiere animali. Ecco, questo è un esempio, non so se vedete, ma c'è anche la lettiera in canapa. Noi collaboriamo con una piccola start-up torinese che produce tutto dalla canapa, che è come il maiale, non si butta via niente e non fa nemmeno male al povero maialino, che è un animale bellissimo. Ecco, e poi c'è i funghi, addirittura il fungo shiitake, che si produce quando facemmo il caso studio sulle capsule del caffè, con il mio agronomo, con Antonio Di Giovanni, un giovane agronomo laureato a Firenze, e abbiamo studiato che cosa fare con i funghi del caffè. Abbiamo visto che ci si producono i funghi, invece di tirarli via, funghi che vengono pagati in Europa circa 15 euro al chilogrammo. E con questo fondo del caffè addirittura ci si può produrre il fungo shiitake, e lui ha una fattoria senza terra, si è spostato da Capannori a Scandicci perché si è sposato e ha avuto una bambina, e adesso produce in un piccolo appezzamento che gli ha dato il comune
produce in idroponico partendo tutto dai fondi del caffè. Addirittura ci alimenta i pesci. Un esempio mirabile di economia circolare. Si può fare, il problema è moltiplicare la scalarità. È stato anche spesso a Linea Verde, forse qualcuno l'ha anche visto, e a trasmissioni importanti, però è piccolo, ha due dipendenti, insomma, noi abbiamo bisogno di iniziative eclatanti. Ecco, veniteci a trovare e sarà una bella esperienza. Comunque, il corso di formazione continua su temi importantissimi che vanno dagli imballaggi al discorso delle terre rare, al discorso dell'impronta ecologica. Avremo ancora delle belle da condividere. Ripeto, se ci sono domande, ben volentieri ancora, altrimenti ci diamo appuntamento alla volta prossima e è stato bellissimo da parte nostra incontrarvi anche se io non amo, a me piace la presenza, sono old fashion e mi piace quella, però è stato bello lo stesso. Grazie. Ok. Grazie allora professore per l'interessantissimo incontro. Mi sentite? Sì. Sì. Ci rincontriamo la volta prossima.